Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, spero tutto bene, spero che vi siano divertiti i video di ieri, quello in inglese ovviamente era dedicato a chi appunto non capisce l'italiano, di solito guarda i nostri video con i sottotitoli, c'è stato qualche commento in inglese interessante, con questo speriamo di continuare adesso questa procedura, probabilmente ogni settimana un video anche su questo, in modo che possiamo dare una mano a chi ci segue, insomma, ascoltarci in una lingua diversa. Oggi partiamo con notizie di mercato per finire con notizie di mercato. Quindi partiamo in quarta e diciamo che Howard si allontana, appunto perché sembra che il Lione con la scadenza giugno 2023 non avrebbe nessun motivo di farlo andare via a gennaio. Non c'è proprio la ragione teoricamente, non vedo neanche io il perché. In più, come avevo paventato, mi sembrava che fosse una cosa, diciamo, campata un po' per aria, anche perché non è il ruolo essenziale che ci serve in questo momento, non è quel giocatore che ci serve. Per cui Howard si sta allontanando. Se posso aprire una parentesi, però, quasi quasi in scadenza c'è Rabiot. Lo so, fermi, ha giocato malissimo per 2 anni. Però Rabiot sembra che stia entrando nelle corde, perché sia con la Francia che con la Juventus sta avendo un rapporto diverso con il pallone. Se fate caso non perde più troppi palloni, addirittura è quell'uomo in più che ti fa i gol. A sto punto, se dovesse essere un giocatore appunto in scadenza, non sotto trattativa di rinnovo o cose varie, io mi metto, faccio Maldini, mi metterei in mezzo a fare una chiacchierata per appunto il giocatore, anche perché non lo so, mi dà quel che. Secondo me è un giocatore che potrebbe diventare molto interessante presto. Quindi entriamo dentro i discorsi interessanti. Qui in Inghilterra ci sono stati riportati un po' di notizie riguardanti Ziyech. Adesso ve le riporto. Sembra appunto che ci sia una trattativa in corso. Sembra appunto che ci sia già stato probabilmente anche un accordo, da quello che almeno si legge di qua, dopo non lo so in Italia cosa riportano i giornali attualmente su Ziyech, però qui appunto sembra paventare l'idea che Ziyech possa partire in prestito con diritto di riscatto a gennaio. Quindi avremo coperto l'ala destra, teoricamente, con Ziyech col suo arrivo. Questo però deve farci pensare a cosa succederà a Saelemaekers o a Messias, perché 3 in quel ruolo vanno benissimo, però se arrivasse Ziyech penso che uno dei due vedrà il campo molto poco, degli altri due che ho nominato prima. Vediamo, però questa è la notizia essenziale, per questo sembra che stia succedendo adesso. Questo vi riporto quello che leggo qui ovviamente, e mi sembra che sia anche una notizia abbastanza fondata sinceramente. Ieri sera avete visto Leao entra in campo, dopo 120 secondi segna il gol, e la galoppata finale appunto si fa il campo il campo come al solito fare lui, palla al piede, scarta l'uomo e va dentro, incredibile. Se fosse stato al Milan probabilmente quel gol non l'avrebbe neanche fatto, chiusa parentesi, perché stava pensando a qualcos'altro forse. Nomino Leao perché, come avete visto subito dopo, neanche subito fine della partita, c'erano già le notizie che giravano: Leao 9 milioni non bastano più, questo e quell'altro. Il prezzo lo fanno i giornalisti con i loro sproloqui, secondo me quello è il problema. Il prezzo si alza appunto per questo, perché abbiamo sempre qualcosa da dire, abbiamo sempre qualcosa da riuscire a dire per riuscire a aumentare i prezzi, per inflazionare i prezzi. Secondo me i giornalisti devono fare una cosa molto importante: valutare i giocatori in campo e non parlare dei soldi, perché non sono problemi che gli riguardano, eppure hanno sempre qualcosa da dire. Per questo io dei giornalisti ho poco rispetto, se posso essere onesto. Allora, passando per Leao, mi collego al PSG un secondo, che però non è per Leao. Sembra appunto che il PSG abbia mollato la pista Skriniar per asserirsi la pista Kalulu. Attenzione, il PSG sta domandando al Milan Kalulu, cosa che sinceramente a me preoccupa un pochino. Il Milan ha chiuso completamente le porte alla cosa, non esiste, Kalulu non se ne va. Però sapete come la penso su questa società. Non che non mi fidi, ma che con l'offerta giusta tutti possono partire. Quindi spero veramente che mi lasciano stare Kalulu, spero che lo lasciano dov'è, perché è un giocatore che può essere la nostra colonna portante del futuro e non vorrei vederlo partire adesso. Quindi attenzione, ve lo riporto, attenzione, perché stanno chiedendo di Kalulu. Chiudo con una piccola tip.
Ho fatto un po' di sondaggi, abbiamo guardato un po' in giro appunto cosa potrebbe succedere con la partenza di Leao, solo perché come ho riportato un paio di video fa, nel mio punto di vista è una trattativa già chiusa, cioè io non penso rinnoverà. Poi magari lo farà, io starò zitto, dirò anzi grazie mille che hai rinnovato, però rimango molto, molto titubante se posso dire la mia. Quindi se dovesse essere ceduto, mi auguro che venga ceduto per almeno 50-60 milioni. Anche perché andiamo sotto l'anno di rinnovo, quindi l'ultimo anno di prestazione con il Milan. Potrebbe benissimo aspettare a gennaio dell'anno prossimo, non 2023, 2024, e dire grazie mille, arrivederci, vado via zero, come hanno fatto gli altri. Se così non fosse, spero che non sia così, se non rinnovi aveva la decenza di andare via a giugno, così fosse. Io ho un nome in mente e penso che sia un nome che potrebbe fare veramente la differenza. Gioca nell'Olanda, ha segnato il primo gol appunto adesso nella World Cup, ha appena segnato un gol con una presenza, è un giocatore molto interessante. Nel suo campionato gioca nel PSV Eindhoven, giusto per essere chiari, ha fatto 14 presenze in questa stagione, quindi 14 su 15, 9 gol e 12 assist. È un giocatore incredibile secondo me. Champions League 4 presenze, un assist. In Europa League nell'anno precedente ha fatto 5 presenze, 3 gol, 2 assist. È un giocatore da numeri veramente importantissimi. Questo giocatore è veramente interessante. E voglio dirvi anche che non ha mai preso un giallo. Questo giocatore fin quest'anno non ha ancora preso un cartellino giallo o un rosso. È incredibile. L'ultimo giallo che si ricorda di questo giocatore è della statistica del 2019-2020. Un cartellino giallo in tutta la sua stagione, in tutta la sua carriera fino adesso da professionista. È incredibile. Un giocatore veramente interessante. Gioca posizionato a left wing, quindi gioca al posto di Leao. Può giocare come fa il suo 9 e può giocare a destra. Pacchetto completo. Il prezzo si gira intorno ai 50 milioni di euro, quindi neanche troppo non accessibile. Il suo main sponsor è la Puma, e anche questo è un grande segno. E ha 23 anni, è del 99, e sto parlando se non di chi? Di Cody Gakpo, scusate l'accento giusto, Gakpo. A me questo giocatore piace veramente, veramente tanto. È un giocatore che potrebbe veramente fare la differenza. A me questo giocatore può decisamente fare la differenza nel nostro Milan. Ha vinto la Champions League nell'anno 17. È detentore, appunto, ha vinto anche la Dutch Champions, quindi ha vinto il campionato olandese. È un giocatore che di esperienza internazionale ne ha. E per 23 anni è una promessa vera e propria del nostro calcio, secondo me, per questo giocatore qui potrebbe fare veramente la differenza nel nostro calcio e anche in Serie A. Quindi se vi consiglio di andare a vedere Gakpo e vi consiglio di rompere le balle sotto, come faccio io perlomeno, sotto profilo del Milan, di Instagram, io scrivo sempre chi vorrei che comprassero e continuo a scrivere rompere le palle. Sperando che qualcuno mai mi ascolti, immagino proprio di no, se cosa gliene frega loro cosa dico io. Però la verità, sinceramente, questo qui potrebbe veramente non farci mancare Leao. Se Leao partisse e prendessimo Gakpo al posto suo, sinceramente a me che Leao se ne vada, me ne frega anche molto poco. Fatemi sapere cosa ne pensate del giocatore, di tutti quanti gli argomenti trattati in questo video. Con questo vi auguro una buona giornata, un saluto, un abbraccio. Lasciate un like se vi piace il video, un bel commento, appunto fatemi sapere cosa ne pensate. E ci vediamo domani. Ciao ragazzi!